a tutti, namaste. Io sono Marina, sono un'insegnante di yoga e oggi siete qui con me per il vostro quarto allenamento settimanale della guida di Valerie e faremo una breve sessione di yoga circa di 20 minuti. Iniziamo pure rilassando bene le spalle, stiamo con la schiena dritta, sedute sulle ginocchia. Se siete scomodi a stare seduti così, potete mettere un cuscino sotto al sedere per avere un rialzo e stare più comodi con la schiena dritta. Chiudiamo pure gli occhi, rilassiamo bene le spalle, le braccia e iniziamo a portare attenzione al respiro. Inspirando ed espirando sempre dal naso. Sentiamo l'aria che passa dalle narici. E l'addome che si gonfia inspirando e si sgonfia espirando. È sempre da prediligere nell'allenamento di yoga una respirazione addominale e diaframmatica, mentre è da evitare una respirazione di petto. Per questo concentriamoci proprio sull'oscillare la pancia, inspirando ed espirando. Ok, adesso che ci siamo riconnessi al nostro respiro, iniziamo a ruotare la testa in senso orario. Andiamo a inspirare quando la testa dalla spalla destra va indietro verso la spalla sinistra ed espirando andiamo in avanti. Continuiamo con le rotazioni della testa. E coordiniamo bene il respiro al movimento. Ancora una rotazione completa. E cambio senso di rotazione. Espiro andando in avanti. Inspiro ruotando indietro. Cerco di fare il movimento più ampio possibile, iniziando proprio a notare i muscoli del collo che si rilassano, si distendono. Ancora una rotazione completa. E riporto la testa al centro dritta. Riapro gli occhi, inspirando, andiamo a distendere le braccia, distendere la schiena, bene verso l'alto, uniamo i palmi. Espiro, scendo, i palmi vanno davanti al cuore. Inspiro, distendo bene le braccia, sguardo verso l'alto, verso le mani. Espiro, scendo. Inspiro, distendo al massimo le braccia, anche le dita si separano fra di loro. Espiro, scendo. Ancora due volte. Inspiro, salgo ancora con le braccia, unisco i palmi. Espiro, scendo con il braccio destro, il braccio sinistro si distende bene di lato, mi apro bene con il fianco sinistro. Inspiro, salgo, vado di nuovo verso l'alto con la schiena ed espirando cambio lato e mi distendo verso sinistra. Ancora così, in modo dinamico, inspiro, cambio lato, espiro, mi allungo, il braccio è teso al massimo. Inspiro, di nuovo salgo, espiro, scendo. Se riesco, rivolgo lo sguardo verso l'alto. Inspiro, espiro. L'ultima volta. Espiro.
Inspiro di nuovo, salgo e scendendo dall'altro lato porto il braccio sinistro dietro piegato con la mano dietro al collo, dietro alla nuca. Tre respiri profondi con il petto ben aperto e il gomito che spinge verso indietro. Inspiro, ritorno su, il braccio sinistro scende di lato, il braccio destro si piega, mano dietro al collo e alla nuca. Ancora tre respiri profondi. Mi allungo bene con il fianco destro. Inspiro, risalgo. Porto anche il braccio sinistro dietro alla testa, intreccio le dita. Inspiro, apro il petto, inarco leggermente la schiena in avanti. Espiro, vado a portare il collo in avanti con il mento vicino al petto. Inspiro, di nuovo apro il petto, spingo indietro con i gomiti. Espiro, vado indietro, inarco la schiena e vado a rientrare con l'addome. Inspiro. Espiro. Chiudo i gomiti in avanti verso il basso. Inspiro. Espiro. L'ultima volta. Inspiro, raddrizzo la schiena, espiro, scendo con le braccia. Da qui vado a portare le mani sulle spalle, riscaldo meglio le spalle, inspirando vado verso l'alto, espiro, scendo, porto i gomiti verso il basso. Inspiro, cerco di avvicinare i gomiti in avanti, mi apro verso l'alto, espiro, scendo. Ancora due volte. Cambio senso di rotazione, inspirando apro il petto, gomiti indietro, vado verso l'alto con i gomiti, espiro, scendo. Ancora tre volte. L'ultima volta, avvicino bene le scapole andando indietro, espiro e scendo verso il basso. Perfetto. Vado ad appoggiare le mani in avanti e mi metto in una posizione di quadrupedia. Controllo bene le distanze dei polsi che devono essere esattamente sotto le spalle all'apertura naturale delle spalle. Da qui anche controllo le ginocchia che devono essere esattamente sotto il bacino all'apertura naturale delle anche. Inspiro, apro il petto, vado a puntare verso l'alto l'osso sacro. Espiro, mi spingo con le spalle, inarco la schiena, rientro col bacino in avanti. Ancora quattro volte. Espiro, spingo bene con le braccia, con le spalle, curvo il più possibile la schiena. Inspiro, apro il petto, osso sacro verso l'alto. Espiro. Inspirando, riporto la schiena neutra, dritta e vado a camminare in avanti con le mani senza spostare le anche da dove sono. Quindi il sedere è esattamente sopra alle ginocchia. Vado ad appoggiare la fronte o se riesco anche il mento e spingo bene verso il basso con il petto e le spalle. Le braccia rimangono attive. Al prossimo inspiro vado a scivolare in avanti appoggiandomi sui gomiti e sugli avambracci. Vado a sistemarmi bene con i gomiti sotto le spalle e vado ad aprire bene il petto in avanti facendo come una leggera trazione con gli avambracci. Ancora un respiro profondo.
Inspiro, piego la gamba destra e vado a portare il peso sul braccio sinistro. Con il braccio destro cerco di afferrare il piede e tirarlo in direzione del gluteo destro. Inspiro, distendo di nuovo la gamba, appoggio il braccio destro, stessa cosa con l'altra gamba. Espiro, spingo bene il piede verso il gluteo sinistro. Inspiro, distendo la gamba sinistra, riporto l'avambraccio sinistro a terra. Ok, vado a portare il petto verso il basso, allargando le braccia, e vado a spostare le mani esattamente sotto alle spalle. Le spalle sono lontane dalle orecchie, quindi vado bene indietro, inspirando, distendo le braccia e vado a rialzarmi anche con le ginocchia. Le gambe sono tese, il petto si apre in avanti. Inspiro. Espirando, appoggio le ginocchia, punto le dita dei piedi verso il basso, avvicino leggermente le mani, espirando vado nella posizione del cane faccia in giù. Sistemo le distanze, quindi i piedi devono essere alla stessa distanza delle anche, le mani devono essere con le dita ben aperte, i polpastrelli che spingono verso il basso e il petto spinge in direzione delle ginocchia. In questa posizione è importante che la schiena sia dritta e allineata con le braccia, quindi quello che posso fare è piegare le ginocchia e andare ad alzare i talloni da terra. Continuo a spingere bene verso l'alto e indietro con il bacino. Ancora tre respiri profondi dal naso. Inspirando, sollevo la gamba destra. Espirando, provo a fare un bel passo in avanti con la gamba verso le mani. Mi sistemo bene nella posizione, il piede deve essere in mezzo alle mani. Spingo bene con il bacino verso il basso e la gamba sinistra rimane tesa. Inspirando faccio bene forza sulle gambe e mi sollevo con il busto, raddrizzo bene le braccia allineandole con il busto, le braccia rimangono tese e parallele fra di loro. Respiro profondamente, con l'espirazione provo ad andare un pochino più giù, piegarmi di più sulla gamba destra e la gamba sinistra rimane tesa. Inspiro. Espirando vado ad aprirmi con le braccia verso destra facendo una torsione del busto. Cerco di non spostare le gambe dalla posizione in cui sono, ma mi apro bene con il petto verso destra con i palmi che puntano in avanti. Inspiro, vado verso l'alto di nuovo con le braccia e verso in avanti. Espiro, scendo con le mani ai lati del piede. Prendo lo slancio con la gamba sinistra per unirla alla gamba destra. Espirando, vado in piegamento in avanti afferrando con le mani i polpacci. Anche qui, come tutte le posizioni, dobbiamo avere la schiena il più dritta possibile o comunque con una curvatura naturale. Quindi possiamo flettere le ginocchia cercando di avvicinare l'addome alle cosce. Inspirando, vado verso l'alto con il busto e con le braccia, unendo i palmi. Guardo verso i pollici, espiro, scendo con le braccia. Di nuovo, inspirando, braccia verso l'alto, unisco i palmi delle mani, distendo bene la schiena. Espiro, scendo con le braccia e con il busto, posso flettere le ginocchia per andare in piegamento in avanti di nuovo. Se appoggio le mani a terra, cerco di portarle a lato dei piedi.
e di soprattutto non lasciare le spalle cadere verso il basso, ma tenerle ben attive indietro, lontane dalle orecchie. Inspirando vado a raddrizzare la schiena, posso anche qui flettere le ginocchia per farlo e vado ad appoggiare le mani agli stinchi. Distendo il più possibile la schiena, raddrizzandola soprattutto nella parte lombare che di solito tende a restare più curva. Inspiro di nuovo, espiro, scendo, appoggio le mani a terra e vado a portare le gambe in una posizione di plank. Attivo bene l'addome, mi spingo bene con le braccia verso l'alto, inspiro di nuovo, espirando, sposto il peso un po' più in avanti sulle punte dei piedi, appoggio le ginocchia a terra e vado giù con il petto tenendo le braccia vicine al busto. Inspiro, collo dei piedi verso il basso, di nuovo mi metto nella posizione del cane a faccia in su. Inspiro, espirando, di nuovo appoggio le ginocchia, vado a cambiare la posizione dei piedi con le punte verso il basso e mi metto di nuovo nella posizione del cane faccia in giù. Anche qui controllo che i piedi siano alla stessa posizione delle anche, quindi con l'apertura naturale. Posso flettere le ginocchia, alzare i talloni per avere più range di movimento e portare la schiena dritta. Ancora un respiro profondo. Inspirando sollevo la gamba sinistra, espirando sposto il peso in avanti, vado in avanti con la gamba sinistra e appoggio il piede in mezzo alle mani. Da qui spingo bene verso il basso con il bacino, prendo confidenza con la posizione, tengo la gamba destra ben tesa, inspirando vado su con il busto, braccia dritte di nuovo parallele fra di loro, respiro profondamente. Stessa cosa di prima, inspiro, questa volta mi apro verso sinistra con il busto e le braccia. Braccia tese, orizzontali, sulla stessa linea, con i palmi che guardano verso di lato. Inspiro, braccia verso l'alto, mi distendo bene con la schiena, espiro, scendo con le mani. Prendo lo slancio con la gamba destra e vado in avanti, di nuovo piegamento in avanti. Ancora qui la schiena deve essere il più distesa possibile, quindi nel caso fletto le ginocchia e cerco di avvicinare l'addome alle cosce. Inspiro, vado di nuovo verso l'alto, distendo la schiena in alto, braccia dritte, palmi che si uniscono. Espiro, scendo con le braccia lungo i fianchi. Da qui vado a sedermi in una posizione con le gambe in avanti e le ginocchia verso l'alto. Vado ad appoggiare le mani lungo, diciamo all'altezza del ginocchio, lateralmente. Inspiro, sollevo i piedi da terra. Espirando, distendo le gambe. Posso provare anche a staccare le mani da terra. Con l'inspirazione cerco bene di distendere la schiena e tengo bene con l'addome, gli ultimi sforzi prima del rilassamento finale. Ancora un respiro profondo. Espiro, tengo l'addome e scendo. Vado a curvare bene la parte lombare appoggiando la terra. Scendo con le gambe. Vado ad aprire le gambe. Divaricate circa alla stessa ampiezza del vostro tappetino, le braccia anche abbastanza lontane dal corpo ma non orizzontali. Chiudo gli occhi. E portiamo l'attenzione al respiro. Potete stare in questa posizione per qualche minuto, cercando di rilassare tutti i muscoli.
Sicuramente qualche pensiero cercherà di distrarvi dal momento presente, ma voi continuate a riportare l'attenzione al respiro quando questo accade. Dopo qualche minuto che siete in questa posizione, lentamente uscite da questa posizione piegando le gambe, portando la mano destra sulla pancia e distendendo il braccio sinistro all'indietro di fianco all'orecchio. Lasciatevi cadere sul lato sinistro del corpo, appoggiando la faccia al braccio disteso come cuscino. E poi rialzatevi, spingendovi con le braccia e rimettendovi in una posizione seduta. Quando siete pronti, riaprite gli occhi, portate le mani davanti al petto. Namaste, per oggi abbiamo finito.